Madonna di Anora, novella quinta della decima giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Abbiamo utilizzato come sfondo di questa nostra lezione, di questo nostro approfondimento, un quadro di Waterhouse, questi pre Raffaelliti ehm, questi pittori insomma dell'Ottocento. Ehm, che eh, descrive appunto una delle fasi più importanti di questa novella, cioè il momento in cui Messer Ansaldo a destra con il camice bianco, diciamo, mostra a Madonna di Anora il suo magico giardino, il suo giardino incantato, perché è un giardino tutto fiorito uh, in pieno inverno. Come vedete, è un quadro del 1889. Oltre a questi due personaggi. Ci sono diciamo, le domestiche di Madonna Dianora e, e i serventi, i servi, i servetti, insomma, che offrono fiori a Madonna Dianora. La decima e conclusiva giornata del Decameron narra di chi liberamente, ovvero magnificamente, alcuna cosa operasse intorno ai fatti d'amore o d'altra cosa. E di fatto, eh, effettivamente, tutti i narratori, compreso Dioneo, anzi addirittura Dioneo potremmo dire più degli altri, decidono di tematizzare la magnanimità. Quindi personaggi che si caratterizzano per la generosità, liberalità, magnificenza, sono gli ideali cortesi che Giovanni Boccaccio intende recuperare. È come se eh, in un certo senso lui con quest'ultima giornata volesse farci capire come ci si deve comportare, come si devono comportare gli uomini e le donne. Esattamente all'opposto di quanto avviene nella prima giornata, anche lì il tema era libero, ma di fatto era come se lui ci facesse già intravedere come non ci si deve comportare dal serci appelletto che una specie di inferno ambulante fino ai preti della curia romana eh, nella novella subito seguente insomma quindi lì eravamo partiti in un certo senso da un inferno qui eh, questa è la commedia umana chiamiamola così il decameron che completa il discorso che dante aveva iniziato con la sua commedia divina a un livello diverso ma questi due scrittori non sono poi così lontani o distanti come magari una certa critica ce li vuole eh, disegnare. E si passa, diciamo, da un inferno a un paradiso. Ecco, questo è il paradiso, no? Qui lo potete vedere anche in questo quadro, non so, raffigurato, se vogliamo, un paradiso, un Eden, tra virgolette, un paradiso sulla terra, cioè caratterizzato, dicevamo, proprio dagli ideali borghesi, cioè della lealtà. Della generosità, ideali borghesi che comunque già avevano innervato alcune delle novelle più importanti del Decameron. Pensate per esempio a Federico degli Alberighi, Nastagio degli Onesti, eccetera, eccetera. Certo però che l'idealizzazione certe volte è un po' forzata. Questa decima giornata in generale, a noi, a noi piace tutto Boccaccio, ovviamente Boccaccio è una miniera, una è di una ricchezza straordinaria. Ogni volta che leggiamo una novella eh, scopriamo delle cose nuove, insomma. Eh, non è come in Petrarca, no? Che è un pochettino, non dico monotono, però filtrato e selezionato. Lui ci fa vedere tutto il mondo, tutta la realtà attraverso i, le sue novelle. Ecco, è proprio questo il problema. A noi piace molto il realismo di Giovanni Boccaccio e qui, proprio con questa storia del del giardino d'inverno, eccetera, e dell'incantatore, praticamente del mago che glielo procura, questo giardino, eh, diciamo che sfora un po' nel fantastico, nel magico appunto, e quindi questa decima giornata è un po' caratterizzata da certe forzature. Ne vedremo, ne riparleremo alla fine, è evidente questo, non solo in questa novella, ma anche nelle altre novelle, pensate in particolar modo, appunto, alla Griselda. Comunque, di che cosa si narra qui? Ecco, il solito abstract, diciamo così. Cioè, una specie di protasi, di sintesi, che si trova prima di ogni novella. Madonna Dianora domanda a Messer Ansaldo un giardino di gennaio bello come di maggio. Si tratta, come vedremo, di una richiesta impossibile. Lo scopo di Madonna Dianora è di liberarsi alla fine di questo spasimante. Lei è già sposata, e questo tale in sera Ansaldo continua a farle la corte, non ne può più, spera di liberarsene in questo modo. Cioè, dice, se tu mi. mi come dire, farai nelle vicinanze di Udine, perché la storia è ambientata nel Friuli, no? nelle vicinanze di Udine a gennaio, Udine, Friuli, e Giulia, regione bella, bellissima, lo dice anche Boccaccio, ma fredda, no? se tu mi farai. Uh, cioè Riuscirai a, a, a creare un giardino bello, fiorito a gennaio come a maggio? Allora io farò tutto quello che vuoi. Messer Ansaldo, con l'obbligarsi ad uno nigromante, gliele dà, cioè vuol dire quindi che Messer Ansaldo promette una cifra spropositata a un nigromante, cioè praticamente a un mago gliele dà, vuol dire quindi che riesce a procurarsi e a fare e a realizzare tramite questo mago, quindi tramite le magie, insomma, un giardino fiorito in pieno inverno a gennaio. Il marito le concede che la faccia il piacere di Messer Ansaldo, nel senso che lei a questo punto si confida col marito. Ovviamente tutta questa storia lei era riuscita sempre a nasconderla, perché era tra l'altro fedele al marito. Adesso però è avvenuto questo fatto, siccome lei è una persona leale e onesta, non ha, eh, cioè, eh, come dire, si sente eh, in colpa perché aveva detto a Messer Ansaldo se tu realizzerai un giardino fiorito in inverno io farò tutto quello che vuoi. Ma d'altra parte, se ha dato la parola, non può mancare a questa parola. È talmente in colpa che va dal marito e, e confessa quello che è successo. Il marito la rimproverà tantissimo: dice, sei sì, stata stolta. Perché? Perché quando uno è innamorato è capace di tutto: è capace anche di fare cose eh, incredibili, impossibili, come appunto questa del, del giardino fiorito. In pieno inverno. Tuttavia, io riconosco la tua lealtà e quindi ti do il permesso, ecco il marito le concede: ti do il permesso di fare il piacere di Messer Ansaldo, per una volta di stare con lui e di fare quello che, lui, quello che a lui piace di te. Io so che tu nel cuore, nel tuo cuore, sei sempre fedele a me e permetto che per una volta il tuo corpo, diciamo così, si conceda ad un altro uomo, perché so che il tuo cuore è ancora legato a me. Il quale, udita la libera liberalità del marito, Messer ma Ansaldo, appunto, ecco questo, questa è la scena che, che noi adesso stiamo rappresentando, accoglie Madonna Dianora nel modo più, come vedete, più gentile, cortese possibile. I due vanno a parlare in una stanza appartata, dove non ci sono più appunto, le domestiche, i servetti, come in questo momento dell'accoglienza. Ed è questo il momento in cui Messer Ansaldo, udita la liberalità del marito, Avendo sentito quanto quant era stato generoso il marito, l'assolve della promessa. Cioè, um, lei aveva promesso che eh, se fosse stato in grado di realizzare questo giardino fiorito in pieno inverno, si sarebbe concessa a lui. Lui cosa fa? L'assolve della promessa. Cioè la scioglie, la libera da questa promessa, perché dice, uh, se tuo marito è stato così generoso, ebbene io non posso approfittare della situazione. E quindi chiedo che tu sia qui con me come sorella, non come amante, perché non ho, non ho nessuna intenzione appunto di abusare di te. Anzi, chiedo di poter essere amico. Tuo marito, amico tuo, eh, perché appunto questo è un po' l'apice, se vogliamo, dicevamo, di quegli ideali cortesi dell'onore, della lealtà ecco, di cui eh, stavamo parlando all'inizio. Come vedete, però, ci sono dei comportamenti un po' idealizzati e un po' eccessivi, nel senso che in questa uh, commedia avviene che Giliberto, cioè il marito, infatti si chiamava così il marito di Madonna Dianora, sacrifica il suo onore, è disposto per la uh, lealtà, per, perché si è reso conto che, la, che sua moglie aveva fatto una promessa, è disposto anche a far sì che la moglie giaccia insieme con un amante, appunto con Ansaldo. Ansaldo però anche lui è disposto a sacrificare il suo amore. Dianora sacrifica il suo pudore. E infine, come a completamento della scena, della scenetta, il Nigromante, senza volere alcuna cosa del suo, assolve Messer Ansaldo. Qui andiamo veramente al, uh, al colmo, raggiungiamo il colmo. Nel senso che il Nigromante... È arrivato lì a Udine sollecitato e soprattutto eh, invitato e convinto grazie a una somma considerevole che gli avrebbe dato Messer Ansaldo come ricompensa per la creazione di questo fantastico e bellissimo giardino in pieno inverno. Alla fine il nostro nigromante, cioè praticamente il nostro mago incantatore, contagiato, da tutta la generosità, liberalità, lealtà, onestà, eccetera, dimostrata sia da chi l'aveva, come dire, da chi l'aveva richiamato lì, cioè Messer Ansaldo, sia degli altri attori di questa novella così, novella cortese, chiamiamola così, scioglie Messer Ansaldo dalla promessa, di tutti quei soldi e se ne va via senza chiedere più neanche niente eh, vedete come termina la novella no qui siamo a... ecco già Dio non voglia poiché io ho veduto Gilberto Liberale del suo onore cioè ho visto appunto qui eh, praticamente il il negromante, eh, sintetizza lui, eh, in, questo, in queste frasi insomma, sintetizza lui il contenuto della novella. E infatti dice, già Dio non voglia, dal momento che io ho visto Gilberto, cioè il marito di questa donna, liberale del suo onore, sacrifica, che sacrifica il suo onore e voi del vostro amore e ho visto voi si riferisce a Messer Ansaldo che è disposto a sacrificare il suo amore per eh, per essere altrettanto generoso liberale, onesto e leale nei confronti della donna che io similmente non sia liberale del mio guiderdone Dio non voglia che io non sia anch'io generoso della mia ricompensa e guiderdone la ricompensa che mi spetta per aver fatto questo giardino straordinario e perciò conoscendo quello a voi star bene intendo che vostro sia e per questo motivo quindi io verificando insomma che a voi sta bene così intendo che vostro sia cioè altro gesto di liberalità altro gesto di generosità è quello del negromante che decide di rinunciare alla somma pattuita alla ricompensa del suo lavoro riconoscendo generosamente che è giusto che esso rimanga a messer Ansaldo questo giardino straordinario il cavaliere si vergognò e ingegnossi a suo potere di fargli o tutto o parte prendere. A questo punto Messer Ansaldo si vergognò di questo fatto. Cioè, termina qua il discorso di, del nigromante. E Messer Ansaldo si vergogna e si dà da fare in, in ogni modo insomma, per fargli prendere o tutto o parte di questo giardino. Ma poiché invano si faticava, avendo il nigromante. Dopo il terzo dì, tolto via il suo giardino e piacendogli di partirsi, il comandò a Dio. Ma dal momento che si faticava in vano, cercava inutilmente eh, ah, di, di, scusate, volevo dire, di pagare il negromante, in, si ingegnò a suo potere, messer ansaldo, di pagare o tutto... O tutta quella cifra spropositata, o almeno parte, ma non ci riuscì. Allora, poiché in mano si faticava, avendo il negromante dopo il terzo dì tolto via il suo giardino, era una magia, ovviamente. Ecco, ecco il discorso che vi, che vi facevo. Mi piace molto il realismo boccacciano, ed effettivamente, qua invece ci troviamo di fronte a qualcosa di fantastico. Cioè, di fronte a un giardino che con un incanto, un incantamento, un incantesimo compare e così allo stesso modo scompare, avendo il nigromante dopo il terzo dito, tolto via il suo giardino, nello stesso modo magico con cui l'aveva fatto comparire questo giardino, adesso scompare. E piacendogli di partirsi, dal momento che il, magro, eh, scusate, il mago eh, aveva desiderio di andare via, il comandò a Dio. Anche questo vorrei sottolinearlo molto, nel senso che mh, il comando a Dio vuol dire che praticamente Messer Ansaldo pregò per lui, lo raccomandò a Dio. Ecco. Questo ha testimonianza di come, appunto dice Vittore Branca, Boccaccio è medievale, cioè abbiamo visto quanto sia anticlericale, nel senso che critica... Uh, i preti, i monaci, soprattutto quelli ipocriti, perché poi i preti, i monaci, i suori, eccetera, sono come uomini e donne come noi, questo ce l'ha fatto capire in tantissime eh, novelle, no? E sbagliano come noi, sono quelli ipocriti, insomma, l'ipocrisia, ecco, non, non la può sopportare. Ma questo non vuol dire che metta in discussione quelli che sono i valori della sua civiltà, della sua cultura, la civiltà, la cultura medievale. Che non, eh, dove i valori religiosi non sono in contraddizione con quelli cortesi, ma si amalgamano con essi. E spento del cuore il concupiscibile amore verso la donna, acceso d'onesta carità, scusate, si rimase. Vuol dire quindi che una volta esaurito quella passione amorosa eh, in, incredibile, insomma, irrefrenabile, che aveva avuto fino a quel momento, acceso d'onesta carità, si rimase solamente con un sentimento di onesta carità nei confronti di lei. Che diremmo qui, amorevoli donne? Preporremo la quasi morta donna e il già riattiepidito amore per la spossata speranza a questa liberalità di Messer Ansaldo più ferventemente che mai amando ancora e quasi da più speranza acceso nelle sue mani tenente la preda tanto seguita allora eh, riflette la narratrice eh, qui possiamo andare all'inizio della novella perché non ricordo chi delle sette donne eh, stava narrando questa, questa novella per ciascuna delle liete abbrigate era già stato messer gentile con suo melode tolto in fino al cielo, Messer Gentile la storia precedente, la quarta novella, anche questa tutta una storia nobile, quando il re impose ad Emilia che seguisse, la quale baldazzosamente, quasi di dire disiderosa cominciò. Morbide donne, con ragione dirà Messer Gentile, non aver magnificamente operato, ma il voler dire che più non si possa e più potersi non sia forse malaggevole mostrarsi, il che ho avviso in una mia novelletta di raccontarvi. Vedete, fanno a gara i giovani dell'allegra brigata fiorentina a chi racconta una novella più nobile più magnifica vicende appunto più eh, di maggiore liberalità e magnificenza l'una rispetto all'altra capite? e allora diciamo si trae la morale alla fine della novella si dice a questo punto che cosa diremo qui? amorevoli donne, Emilia si rivolge quindi senz'altro alle altre sei donne che sono uh, presenti nelle, nella brigata ma si rivolge anche alle donne che leggono il Decameron, perché come ricorderete loro sono le destinatarie principali di questo testo, soprattutto quelle che soffrono d'amore. A questo punto che, andiamo a paragonare, diciamo così, la quasi morta donna, e eh sì perché Madonna di Anora quando venne a sapere che Messer Ansaldo aveva davvero fatto un giardino fiorito in pieno inverno, era, era quasi morta eh, di disperazione, no? tanto da essere costretta come dicevamo, a confidarsi col marito. E il già riattipidito amore per la spossata speranza. A questa liberalità di Messer Ansaldo, cioè, se andiamo a paragonare, è difficile capire cos'è... Eh, più uh, magni magnifico, magnificente, liberale, generoso, se appunto il marito, ad esempio, che era disposto anche a, a lasciare che la donna avesse un rapporto con un altro uomo, o la generosità di Messer Ansaldo, più ferventemente che mai amando ancora, che era ancora nel pieno della passione, quando di prima mattina compare davanti a lui Madonna Dianora, disposta a tutto, e quasi da più speranza acceso, e nelle sue mani tenente la preda, tanto seguita, che aveva praticamente nelle sue mani, gli bastava solamente di dire: sì, lo voglio. Insomma, e avrebbe avuto ottenuto quello che aveva ricercato per tantissimo tempo. Ebbene, non vi sembra questa una generosità ancora maggiore? no? Sciocca cosa mi parrebbe a dover credere che quella liberalità a questa compararsi potesse insomma ci sono liberalità che vuol dire quindi generosità da comparare l'una con l'altra straordinarie in questa, uh, in questa novella appunto straordinarie talmente straordinarie ed eccessive che, eh, volevo dire ed idealizzate volevo dire che a noi paiono anche un pochettino eccessive